Al via domani saldi, altalena di cifre tra commercianti e associazioni consumatori sulle previsioni di spesa. Vento e onde estreme, valori da record, il report di ARPAL sull'andamento climatico 2018. Tassa di sbarco alle 5 Terre, il sindaco di Monterosso pone l'attenzione sui flussi turistici. Congresso nazionale del Partito Democratico, quali gli equilibri provinciali nel dibattito del salotto del signor Rossi. Troppi incidenti stradali causati dai cinghiali, Coldiretti Liguria rilancia la proposta di sterilizzazione. Buonasera e benvenuti al TLS Giornale. Il mezzo in panne ha travolto il suo conducente e colpito un'altra auto. È finito in ospedale un uomo di 67 anni che ieri sera dopo le 19 è rimasto coinvolto in un sinistro assieme a una giovane di 31 che si trovava alla guida della sua auto. Il fatto è accaduto tra via Sarzana e via del Canaletto. L'uomo di 67 anni si è accorto che il suo furgone aveva qualche problema e quindi ha accostato per fermarsi e segnalare il mezzo in panne come prevede la norma. Ha lasciato lo sportello aperto e, siccome il tratto ha una leggera pendenza, il furgoncino ha cominciato ad arretrare. Sfortuna ha voluto che il conducente fosse dietro ed è stato investito proprio dal suo furgone che nel retrocedere ha preso in pieno anche l'auto di una 31enne. Quest'ultima ha tentato invano di schivare l'alto mezzo, però senza successo. Lei è rimasta illesa, mentre il 67enne purtroppo ha riportato diverse contusioni. Inevitabili disagi al traffico gestiti dalla Polizia Municipale con la squadra territorio infortunistica che ha ricostruito la dinamica dell'incidente. Cambiamo argomento, tutto pronto per i saldi. Quest'anno la spesa media a persona sarà sui 130 euro, un budget più risicato del solito. Le analisi arrivano da ADOC, Associazione Consumatori, Confesercenti e Confcommercio. Vediamo il servizio. Si incrociano le dita in vista dei saldi che partiranno domani alla Spezia e proseguiranno fino al 18 febbraio. Le associazioni di categoria e dei consumatori a livello nazionale hanno fatto una prima stima. Il budget sembra sempre più risicato. Per alcuni rappresentanti dei commercianti, la spesa media per un nucleo familiare si attesterà tra i 280 e i 325 euro. Mentre per le associazioni in difesa dei consumatori, la cifra scende addirittura a 165 euro e di 122 euro a persona. Per l'associazione dei consumatori ADOC, le famiglie non spenderanno più di 165 euro per i saldi invernali. La cifra, sempre più contenuta, risente non solo delle non ottimali condizioni economiche delle famiglie, ma anche delle passate feste natalizie, del Black Friday e della diffusione dell'e-commerce. Per Confesercenti nazionale, e stando all'indagine condotta dall'associazione di categoria in collaborazione con SVG, circa un italiano su due ha già deciso che approfitterà dell'occasione per fare almeno un acquisto. In media, emerge dallo studio, saranno investiti 122 euro a persona, pari a circa 280 euro a famiglia. Solo un italiano su quattro, il 25%, ha deciso già di non comprare. Tra chi compra, il 16% spenderà di più, mentre il 70% cercherà di tenersi sulle stesse cifre dell'anno scorso. Si cercheranno in particolare calzature, ma seguono i prodotti di maglieria, preferenza per il 22% di chi partecipa ai saldi, e di pantaloni, sul 14%. Saranno oltre 15 milioni le famiglie coinvolte e che muoveranno un totale di 5,1 miliardi di euro, con una spesa media famiglia di 325 euro. Circa 140 euro pro capite, secondo le stime dell'ufficio studi Confcommercio. Il 13% degli incidenti stradali, e voltiamo pagina, nella regione Liguria è provocato dallo scontro tra un veicolo e un animale selvatico, con una frequenza media di circa 70 incidenti l'anno. Sono i dati di Coldiretti Liguria che rilancia la proposta di portare avanti studi sulla sterilizzazione dei cinghiali con esca, praticata già in altre nazioni europee. Controllerebbe la fertilità dei capi segnalando e permettendo la riduzione del numero a lungo termine. Oltre al tragico incidente sulla 1 di ieri, dove nello scontro con un branco di cinghiali ha perso la vita una persona, in regione Liguria sono frequenti gli incontri con cinghiali alla foce dei fiumi, ma anche sulle principali arterie cittadine. Il proliferare dei cinghiali, affermano il presidente Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa, non solo crea danni al settore agricolo della nostra regione, ma mette a repentaglio anche la sicurezza degli automobilisti. Tempo di bilanci per
ARPAL, l'Agenzia per l'Ambiente della Regione Liguria. Il 2018 è stato segnato profondamente dalle ondate di maltempo e l'anno nuovo si è aperto con temperature rigide. Vediamo il servizio. Maltempo con numeri da record nel 2018, per mare e vento e ondate di freddo, caldo, comunque particolarmente intense. Lo segnala ARPAL Liguria, facendo un bilancio dell'anno appena concluso. I picchi di vento si sono registrati durante la storica mareggiata di fine ottobre, con i 180 km orari registrati il 29 ottobre a Marina di Loano e a Fontana Fresca a Sori, senza dimenticare i 171 km orari registrati in costa alla Spezia. È il valore più alto mai raggiunto in stazioni costiere, peraltro con vento da sud. Valori simili si erano verificati negli stessi anni passati su alture e venti da nord. Quanto al mare, il 29 ottobre la boa di Capo Mele ha registrato un'altezza massima di 10,31 metri. In estate il giorno più caldo è stato il 1 agosto a Castelnuovo Magra, 39,6 gradi, e a Padivarma con 39,4. Il 2018 in Liguria si è attestato al primo posto della classifica degli anni più caldi dal 1963. 17,2 la temperatura media misurata a Genova, di pochissimo superiore rispetto a quella registrata nel 2015. Venendo all'attualità, la notte appena trascorsa è stata gelida nelle zone interne della regione, ma fredda anche lungo la costa. I valori registrati dalla rete ORIL sono davvero ragguardevoli. Quasi tutte le stazioni dell'entroterra regionale hanno fatto registrare minime negative. In provincia della Spezia si sono registrati meno 4,4 gradi centigradi e anche a Varese Ligure, lungo la costa, i valori sono rimasti bassi, ma solo alla Spezia si è sfiorato lo zero. Sospensione della circolazione nella tratta tra la fine dell'area NATO e via Montebuono nella strada provinciale 31 della Ripa, lotto 1, dalle 20 di lunedì 7 gennaio all'1 del mattino di martedì 8 gennaio. La sospensione è determinata per il completamento dei lavori di manutenzione dell'area. Possibile introduzione di una tassa di sbarco per i turisti diretti alle Cinque Terre è quanto ha comunicato il sindaco di Monterosso al Mare, Emanuele Moggia, sottolineando come possa assicurare una soluzione al sovraffollamento dei borghi e contemporaneamente contribuire a una raccolta maggiore di fondi e risorse. Il ticket, tuttavia, continua il sindaco, non può essere istituito senza una soluzione concreta che regoli le visite turistiche. Polemiche sul possibile calo di visitatori spaventati dalla tassa. È un'ipotesi da scongiurare, ha dichiarato Moggia. Non dimentichiamoci, infatti, che una certa tipologia di turismo è semplicemente abituata a comprare un pacchetto gita a prezzo fisso. E sulla questione tassa di soggiorno vediamo che cosa dice Riccardo Sottanis nella consueta rubrica La Nota della Settimana. Vediamo. Numero chiuso, tassa di sbarco, presidenza del parco. Da tempo sembrano essere questi gli argomenti che tengono banco alle Cinque Terre. Passano decisamente in secondo piano i problemi che affliggono quella zona. Innanzitutto il mantenimento di un territorio che, come sappiamo, è tra i più belli del mondo, ma così fragile da rischiare di essere cancellato dall'erosione che continua ad avanzare. Per contrastare tale fenomeno c'è solo un mezzo, l'opera dell'uomo che da secoli porta avanti questa impari lotta con la natura. Purtroppo l'abbandono del territorio non fa che favorire l'avanzata delle frane dovute all'erosione del mare dal basso e dalle piogge nelle zone a monte. Per conservare un territorio che ci è stato tramandato da generazioni, l'obiettivo dovrebbe essere quello di favorirne la conservazione attraverso una politica agricola diversa. Oggi in questa direzione si muove per fortuna la cantina sociale, che cerca in tutti i modi di rendere remunerativa la coltivazione dei vigneti, produzione simbolo di questa terra. Ma la cantina e lo sparuto gruppo di vignaioli da soli non possono sopportare il peso di un compito al limite dell'impossibile, vista la configurazione della zona. Oggi pochi parlano di questo problema, tutti guardano ai benefici che possono derivare da un flusso turistico che aumenta ogni anno e che traina l'intera industria turistica della nostra provincia e dell'intera regione.
Benefici ci sono da tempo, sia per gli operatori che per le casse comunali. Oggi c'è chi pensa di incrementarli ulteriormente. Come? Attraverso una tassa di sbarco sulla scia di Venezia. Aspirazioni legittime quanto si vuole, ma non si può neppure pensare di spremere all'inverosimile chi sceglie le Cinque Terre. Oggi è già previsto dai battiglieri l'esborso di un euro a biglietto e non parliamo delle ferrovie. Il 5 Terre Express garantisce sì collegamenti migliori e più rapidi, ma non dimentichiamo che il costo del servizio è elevatissimo per i forestieri, anche se possono usufruire di sconti attraverso la carta del parco, carta che consente di usufruire dei sentieri, la maggior parte dei quali oggi non è percorribile. E qui si apre un capitolo impietoso su Via dell'Amore. Ci sono voluti 6 anni per arrivare a trovare i soldi per il progetto, ma quando si è trattato di fare proprio il progetto si è perso altro tempo. Per cui per la riapertura del sentiero più famoso al mondo si allungano i tempi ulteriormente. E allora siamo al punto di partenza. Il turismo in questi anni ha portato tanta ricchezza per molti, ma non certo per chi opera per mantenere quel territorio che attrae turisti da tutto il mondo, ma che oggi più di ieri corre seri pericoli. E restiamo sul turismo perché le presenze turistiche in Liguria nel corso del 2018 sono calate del 2% rispetto all'anno precedente, passando da 15 milioni circa di visitatori a 14 milioni 740 mila, una diminuzione di 358 mila pernottamenti. Lo rende noto l'Osservatorio Turistico Regionale nel suo report più recente, precisando che si tratta di dati non ancora consolidati. I mesi peggiori dell'anno sono stati gennaio, aprile e ottobre, tutti con cali intorno all'8%. I mesi migliori, marzo, maggio, che hanno registrato rispettivamente più 7 e più 10%. Nel complesso, le presenze dei turisti italiani sono calate del 3,37%, quelle degli stranieri dello 0,96%. La segreteria regionale Ligure dell'Orsa ha proclamato uno sciopero del personale Trenitalia della divisione passeggeri dell'impianto di Genova dalle 5 alle 6 di martedì prossimo 8 gennaio. I treni a lunga percorrenza potranno subire pertanto dei ritardi. Lo sciopero non interessa i regionali. L'agitazione sindacale potrà avere ripercussioni sul servizio anche prima dell'inizio del servizio e dopo la sua conclusione. Partiranno entro il mese di gennaio, lungo la passeggiata mare della Pietra a Levanto, i lavori per la costruzione di una scala pedonale che dalla seconda rotonda consentirà ai bagnanti di scendere direttamente alla spiaggia libera situata tra i bagni Sirena e il porticciolo dei pescatori. L'opera costerà circa 50.000 euro, somma attinta dal bilancio comunale. Permetterà di raggiungere l'arenile sottostante senza dover continuare a percorrere il tunnel posto sul lato monte della passeggiata. Verso il congresso nazionale del Partito Democratico, quali sono gli equilibri interni nell'ambito della provincia della Spezia? Vediamo un'anticipazione dell'animato dibattito che si terrà nel salotto del Signor Rossi questa sera alle 21.30. Vediamo. Michelucci dice: Zingaretti, se vince il congresso, sarà compito suo fare in modo che non escano. No, di creare una comunità. Di creare una comunità. Non che non escono, per me, una è comunità, casa mia il Partito Democratico. E quindi è responsabilità, diciamo, rispetto a creare una comunità. Quello che non ha avuto Renzi quando queste persone sono fuoriuscite dal partito. Dopodiché io sono un laico, sono stato tante volte in minoranza nel partito. Quello di Bersani come ha trattato Renzi alle primarie. E ci sono sempre stato. E ci sono sempre stato. Le uniche primarie bloccate per me, nella storia. Se per no non c'erano i 5 partito, Stelle, la Lega o altro nel 2012. Alla porta aperta, come ho detto prima, è uno strumento e non un fine. Però voglio ricordare che buona parte di questa classe dirigente talvolta me la sono trovata avversaria. Io mi ricordo Andrea Romano, che era con Monti, diciamo, me lo ricordo particolarmente a Roma quando sosteneva Marchini contro Marino. Mi ricordo, diciamo, Gennaro Migliore che stava in SEL. Oggi tutti turborenziani, diciamo, in qualche modo, sostenitori del sistema. La politica si sta, è, diciamo, è l'arte, diciamo. Però è anche vero che oggi Zingaretti è il candidato a segretario
e la forza di Zingaretti è più forte sarà Zingaretti, più difficile sarà la scissione. È per quello che il sostegno a Zingaretti è importante. Ma perché evita la scissione? Sì, ma però che da Zingaretti che, è legandomi alla domanda di Paganini, quello che percepisco è che per far più forti in Zingaretti bisogna fare gli appelli anche a farli venire a votare ai fuoriusciti e ai 5 Stelle. Saranno utili alle primarie per far vincere Zingaretti. Io la vedo un po' diversamente. Non ho mai detto di va bene, allora... I fuoriusciti voteranno sicuro alle primarie, probabilmente. Però penso che il popolo nostro non si sia mai dimenticato i Brindisi per la sconfitta del referendum e per la sconfitta del proprio partito quella sera lì. Questo è che è stato un atto particolarmente grave di allora. Ed è per questo che c'è anche un po' di diffidenza verso quelle persone lì, dico D'Alema, Bersani e altri. E sarà al santuario della Madonna di Soviore, patrona della diocesi, il primo pellegrinaggio mariano mensile dell'anno nuovo 2019. I pellegrini si ritroveranno domani alle 8 al bivio della strada provinciale per Monterosso, alle 8.30 al santuario il vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti celebrerà la messa. Seguirà il consueto ristoro offerto a tutti i presenti. Un pullman a disposizione dei fedeli partirà da Lerici alle 6.30, toccherà San Terenzo, quindi La Spezia, nella fermata di Piazza Europa e poi San Benedetto e Pignone. Sono aperte le iscrizioni al corso di autodifesa organizzato dal Comune di Sarzana rivolto a 50 donne. Il corso, che si svolgerà a partire da lunedì 21 gennaio dalle 20 alle 20.30 sotto la guida dei maestri del Circolo di Tiro Fosdinovo, sezione Krav Maga, avrà una durata di 12 ore per complessive 8 sedute. Apre domenica prossima 6 gennaio alle 15 nel centro storico di Deiva Marina in Riviera lo storico presepe vivente arrivato alla 28esima edizione. Come da tradizione l'ultimo nato del paese impersonificherà il Gesù Bambino e la rappresentazione si snoderà lungo i carruggi del paese. L'evento è organizzato dalla Proloco Deiva Marina con il patrocinio dell'amministrazione civica. Distribuite le calze della Befana a tutti i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale civile Sant'Andrea della Spezia da parte di una rappresentanza del Consiglio Comunale. Nell'occasione la delegazione consigliare ha augurato un buon anno anche al personale della struttura, ai familiari, ai bambini dei bambini ricoverati, ovviamente ai piccoli ospiti e al personale sanitario del reparto. Questa è la foto dell'iniziativa. E rimaniamo sul tema dell'Epifania, la Befana arriverà anche a Campiglia, frazione della Spezia. Sabato 5, quindi domani, e domenica 6 gennaio, dalle 17 verranno distribuiti dolci e caramelle ai più piccoli, mentre per i più grandi appuntamento con un gradito brindisi in compagnia. E sempre domenica alle 14.30 ci spostiamo in Val di Magra, in Piazza Luni, a Sarzana, appuntamento con la Befana di Pompieropoli. La Befana infatti distribuirà dolci ai bambini dall'autoscala dei Vigili del Fuoco, mentre i pompieri terranno un mini corso sulla sicurezza e sulla conoscenza di strumenti e tecniche rivolte ai bambini. Al termine della giornata verrà consegnato anche agli ospiti un diploma di giovane Vigile del Fuoco. Sono aperte da oggi, venerdì 4 gennaio, alla Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, le iscrizioni al corso pratico base di smartphone Android. Il corso è destinato agli utenti alle prime armi, con un totale di 5 lezioni che dureranno un'ora ciascuna. E veniamo in chiusura alle previsioni meteo. Un robusto campo di alta pressione sull'Europa occidentale manterrà condizioni di stabilità con cielo in prevalenza soleggiato, a parte velature in transito e qualche addensamento di nubi basse sulla costa, in particolare a Levante. Le temperature saranno comprese tra una minima di 1 e una massima di 11 gradi. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Teleliguria Sud. Buonasera.